Salve a tutti ragazzi, sono Skyro e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ci troviamo a parlare di mod sulla Skyrim Special Edition. Ho preferito aspettare un po' per fare sto video, per aspettare un attimo che le mod si sviluppassero bene per la Skyrim Special Edition. Quindi in questo video andrò a mostrarvi quelle che a parer mio sono le 10 migliori mod per questa versione di Skyrim, ovvero le 10 mod da non perdere, secondo me. Ovviamente ragazzi ci tengo a sottolineare che in futuro arriverà anche lo Skyrim Script Extender, perciò la situazione sarà, dal punto di vista del mod, sarà ulteriormente migliore, quindi dovrò fare un altro video perché sappiamo bene che lo Script Extender permetterà lo sviluppo di certe mod molto più elaborate che ora non sono possibili, che sono possibili sul vecchio Skyrim, come il Race Menu, la Sky UI, ma insomma non dilunghiamoci su questo, ma in futuro appunto ci farò un video. Tornando invece a noi, le 10 mod al momento da non perdere. Io direi di andare subito al sodo e cominciamo da una mod che è molto interessante, che c'è sia nella vecchia versione di Skyrim che in questa, che è la Immersive Armors. Immersive Armors è una mod che cosa fa? Va a infoltire la disponibilità di armature nel gioco. Ma non solo, non si ferma qui, perché quello che fa non è aggiungere delle armature a caso, aggiunge molte armature fatte bene e fatte molto dettagliate, soprattutto legate al mondo di gioco, non tanto da craftare alla forgia, ma più che altro si troveranno soprattutto sui personaggi, sugli NPC. Perché questo? Perché per esempio se voi andate in un campo di banditi ci sarà il capo dei banditi che avrà un'armatura un po' diversa dai comuni banditi, avrà un'armatura più elaborata, più bella e più forte. Quindi questo incentiverebbe anche l'esplorazione, perché in giro troverete armature molto più uniche e particolari. Ci sono appunto le armature, quelle del capo dei banditi, un'armatura da mago Dwemer. Insomma ci sono una scelta enorme di armature fatte tutte con un ottimo livello di dettaglio. E soprattutto la cosa che importa è che mira anche a differenziare ulteriormente gli NPC, rendendo il gioco più dinamico, insomma. La seconda mod che andiamo a vedere, che è una mod bella e nuova per la Skyrim Special Edition, è la Sky HUD, la Sky HUD. Questa mod quello che va a fare è a modificare l'HUD del gioco, ovvero l'interfaccia. Ci sono disponibili vari preset, se non siete molto pratici potete scaricare direttamente una mod in più che vi dà sempre lì nel link della pagina, da cui potete installare direttamente i preset, e vi consente innanzitutto di rendere l'HUD più piccolo, più minimale, in modo da occuparvi meno schermo ed aumentare l'immersività, e ha altre funzioni, per esempio la croce centrale diventerà un punto. Il che è una cosa decisamente migliore, perché rovina meno l'immersività del gioco. Poi l'indicatore delle munizioni è un po' diverso, è molto più chiaro. Le barre della vita, del vigore, della magica sono più piccole. E soprattutto il simbolo dell'essere visto, se siete visti, tipo quando siete in furtività, non è più messo al centro, che magari vi può confondere quando tirate con l'arco, ma adesso è sotto. Inoltre, come vi dicevo, ci sono diversi preset, ci sono anche quelli tipo super immersivi, che però vi mostra davvero pochissime cose, oppure c'è quello ispirato ad Oblivion, che avrà tutte le barre sulla sinistra. Se siete dei fan dell'HUD di Oblivion potete impostare appunto l'interfaccia per sembrare quella di Oblivion. Inoltre la cosa più importante è che la bussola in alto è molto più... come si dice, minimale, è meno grossa, non grossa, perché la grandezza più o meno è quella, però è meno invadente, come dire. Però qui sta anche a voi, è soprattutto una questione di gusto. La terza mod che andiamo a vedere è una celebre mod di Skyrim, e che è stata portata anche nella Skyrim Special Edition, ovvero la Alternate Start, Live Another Life. Questa mod vi permetterà di iniziare la quest di Skyrim in modo diverso. Cioè la quest, scusate, vi permetterà di iniziare direttamente il gioco in modo totalmente diverso, con approcci diversi. Soprattutto avrete una vasta scelta di possibilità da scegliere per cominciare la vostra vita. Potrete iniziare all'interno di una gilda, che so, all'interno dell'Accademia dei Maghi, alla Gilda dei Guerrieri. Potrete iniziare come vampiro, potete iniziare come un viaggiatore solitario, potete insomma costruire la vostra storia.
potete anche fare l'inizio normale ovviamente, e quello che potete fare è anche fare la vostra quest principale di Skyrim se volete farla, anche se avete iniziato un altro tipo di vita, sempre se volete. Insomma, questo vi consente di dare una dinamicità maggiore al gioco, insomma, vi permette di portare Skyrim proprio all'espressione massima di gioco di ruolo, potete scegliere proprio cosa giocare e giocarlo nel modo in cui volete giocarlo. Un'altra mod che sicuramente è da non perdere è la Ordinator. Questa è una mod già celebre di Skyrim che sicuramente alcuni di voi conosceranno. E questa mod, quello che andrà a fare è modificare tutto il sistema di perk in modo da renderlo molto più dinamico e complesso. Ovviamente adesso con questa mod ogni albero avrà un numero maggiore di perk. Però la cosa molto particolare è che ciò che vi consentirà di fare è avere appunto uno sviluppo più dinamico del personaggio. Le abilità saranno molto più interessanti e soprattutto la cosa più particolare è che non mirerà come le normali come i normali perk di Skyrim soprattutto a potenziare il personaggio passivamente, perché in effetti è quello che fa Skyrim. Voi avete il personaggio impostato in quel modo e i perk non fanno altro che potenziare, alzare le statistiche, ma non aggiungono nulla di attivo, sarà tutta una cosa passiva. Con la Ordinator avrete la possibilità di incrementare anche il vostro personaggio attivamente, avrete a disposizione, potrete aggiungere delle abilità nuove da usare, e ciò non vi consentirà soltanto uno sviluppo più complesso del personaggio, ma anche un maggiore ragionamento dietro appunto alla creazione del vostro personaggio. Passando alla prossima mod, abbiamo la Scoped Bows. Questa mod è una mod che già presente nel vecchio Skyrim, e che cosa faceva? Andava ad aggiungere agli archi normali del gioco dei, tra virgolette, mirini. Ovviamente non stiamo parlando tipo di mirini laser, robe del genere che sarebbero davvero, stonerebbero col gioco, ma sono mirini fatti molto bene, come potete vedere nel video, che vi consentiranno appunto mirare. Ma voi mi chiedete, ma cosa serve mirare, visto che c'è già la croce per mirare? Allora, la cosa che principale per cui può essere utile, oltre al fatto che secondo me rende davvero gli archi molto belli, secondo me è il fatto che molte volte, se volete magari giocare proprio con immersività massima, sentirvi proprio dentro Skyrim, una cosa che può essere utile tramite alcune mod come la Sky HUD è togliere il mirino centrale, la croce o il pallino nel caso della Sky HUD, per appunto per non avere una cosa in mezzo allo schermo. Ovviamente perché per le armi come le spade in effetti la mira non serve a nulla. Però se state giocando un personaggio con l'arco può risultare davvero difficile giocarlo senza un mirino. E allora arriva qui la Scoped Bows. La Scoped Bows vi consente di avere degli archi, di forgiare degli archi con la possibilità di mirare. Ovviamente potete anche vi è consentita anche una possibilità di customizzazione nell'installer della mod, perché per esempio potete per esempio scegliere il colore del mirino, insomma quello che volete. E secondo me è una mod che, oltre ad aggiungere quindi un valore estetico notevole, può anche essere utile se volete giocare al massimo dell'immersività. Passiamo ad un'altra mod, la Total Character Makeover. Questa mod a migliorare la faccia di tutti i personaggi, compreso anche il vostro personaggio. Ovviamente, visto che adesso non abbiamo ancora l'SKSE, insomma non c'è lo script extender, senza mod come il Respenu bisogna cavarsela. E al momento questa è la migliore alternativa, insomma, per migliorare, diciamo, l'aspetto dei personaggi. E qui non c'è nulla da dire, vi basta guardare per capire che vi dà un incremento sostanziale nella bellezza dei personaggi. Passiamo ora alla Apocalypse Magic of Skyrim. Questa celebre mod di Skyrim non fa altro che aggiungere ben 155 nuove magie al gioco. Queste magie sono magie fatte per essere uniche, cioè che sanno di nuovo, potremmo dire, bilanciate, lore friendly e di ottima qualità, sono realizzate davvero in ottimo modo. E quello che mirano a fare è a rendere più diversificata possibile, più interessante possibile la classe del mago. Con queste magie avrete accesso a un pool
di magie molto più grande e soprattutto sarà possibile fare build di maghi anche senza la distruzione, senza la e senza l'evocazione, cioè build di maghi molto forti anche senza utilizzare queste due scuole che sono quelle principali utilizzate. Quindi per esempio di fare un mago che so puro illusionista ma che sia comunque forte, insomma vi dà una miriade di possibilità in più sulla magia. Inoltre potete scaricare la compatibility patch per la Ordinator, così se usate la mod Ordinator potete fare, potete renderla compatibile e, come dire, incrementare ancora di più la vostra esperienza di gioco. Successivamente abbiamo la Lean Wolf Better Shaped Weapons. Questa mod non fa altro che sostituire l'aspetto delle armi di Skyrim con un aspetto più bello, si potrebbe dire, ovviamente è una cosa personale, però un aspetto più, soprattutto più, nella maggior parte dei casi più sottile e lungo, cioè le armi saranno più affilate, più lunghe nella maggior parte dei casi, e soprattutto saranno più belle. Alcune saranno quasi del tutto modificate dell'aspetto, altre invece saranno solo rese magari più realistiche, ad alcune armi saranno aggiunte nell'elsa tipo delle gemme. Insomma, la modifica delle armi è vastissima. E questa ve la consiglio soprattutto per il fatto che inizialmente pensavo che io fosse una mod abbastanza inutile, però poi dopo uno, soprattutto se gioca in prima persona, si accorge che per la metà del tempo sta guardando la sua arma, quindi avere in mano un'arma molto più bella, che sembra molto più arma, è una cosa notevole. Inoltre ci tengo a dire che pur modificando le armi, la mod userà le texture delle armi originali, perciò se voi mettete mod che cambia le texture delle armi, queste armi modificate useranno quelle texture di cui avete installato le mod, quindi non dovete preoccuparvi se volete installare ulteriori mod per la modifica delle texture. Abbiamo poi la Quality World Map. Questa mod, che molti di voi sicuramente conosceranno, è una mod che non fa altro che sostituire la mappa di Skyrim con una mappa molto più dettagliata in cui vi vengono indicate tutte le strade. Inoltre vi viene anche messa la possibilità di scaricare alcune varianti, come la variante che vi mostra solo le strade principali o tutte le strade, o addirittura la variante che vi fa vedere una mappa cartacea, che io ritengo molto bella esteticamente e che potete scegliere in base al vostro gusto personale. Infine, l'ultima mod che abbiamo è la Falskar mod. Questa mod ne avevo già parlato ed è sicuramente una delle mod più famose di Skyrim in assoluto. Che cosa fa? Questa mod aggiunge un'intera nuova zona di gioco con un intero nuovo ciclo di quest. Qui ora non posso starvi a spiegare tutto il contenuto della mod perché non finirei più, però sicuramente già la conoscerete, quindi anche per questo motivo non mi dilungherò troppo, però quello che vi dirò è che oltre ad aggiungere una serie di quest, un pezzo di mappa, aggiungerà anche nuovi oggetti, nuovi contenuti, diciamo, e avrà praticamente la stessa portata di una sorta di DLC, di espansione. Quindi ragazzi, il video si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto. Ci tengo a sottolineare che magari molti di voi, pur aspettandosi un video sulla Special Edition, hanno visto molte mod che sono già presenti nel vecchio Skyrim. Però purtroppo ragazzi ci sono ancora poche mod per la Special Edition adesso, proprio uniche per la Special Edition, quindi la maggior parte sono mod importate dal vecchio Skyrim. Volevo comunque farvi vedere quali fossero comunque quelle al momento più valide. Perciò, come già detto prima, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di mettere like, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e noi ci becchiamo alla prossima, ciao!